Ad aprire questo lunedì, prima delle elezioni regionali, l'arrivo di Matteo Salvini in Urbino, in piazza Duca Federico. Il leader della Lega è stato atteso da tanti simpatizzanti e iscritti al partito. Sul palco sono stati presentati i candidati della lista provinciale a sostegno di Francesco Acquaroli. Il leader della Lega è arrivato da Piazza Rinascimento, bloccato da una folla che ha il canto di Bella Ciao e cartelloni con la scritta Urbino per sempre antifascista e antirazzista. Ma a me fanno tenerezza i canterini coi fischietti. Perché se il programma del PD è il fischietto, abbiamo già vinto. Salvini ha toccato diverse tematiche che stanno a cuore a questa regione, come la sanità e le infrastrutture. Bello, bello, non vedo l'ora che arrivi la festa della democrazia di domenica e lunedì. Poi, per i marchigiani decidono i marchigiani, non è un voto ideologico, è un voto per la sanità, per le infrastrutture, per il sostegno alle famiglie, alle aziende agricole che la Regione Marche ha dimenticato in questi anni. E poi come Lega, se saremo, come si sente, primo partito di questa splendida, bella regione fondata sul lavoro, sull'arte, sulla bellezza, già da martedì saremo in ufficio per risolvere i problemi. È 6 mesi che chiediamo a Lazzolina, a Conte e al governo di preparare il ritorno in classe dei nostri figli. È 6 mesi che Lazzolina non ascolta non solo la Lega, ma gli insegnanti, gli studenti, i presidi e le famiglie. Risultato, oggi migliaia di classi chiuse, mancano insegnanti, mancano i banchi, mancano le mascherine, bambini autistici e bambini down a casa perché non ci sono gli insegnanti di sostegno. Lazzolina, se non è capace, si dimetta e restituisca al popolo della scuola la dignità della scuola italiana. Si sente già vincente? No, no. Però aspetta ai marchigiani martedì, decidere. Ha detto che da martedì sarà lì in regione. Se i marchigiani sceglieranno la Lega, il cambiamento e il futuro, noi da martedì siamo in ufficio a lavorare, non siamo a festeggiare. Però il voto dei marchigiani spetta solo ai marchigiani. Finito il breve comizio, simpatizzanti presenti si sono riversati sul palco per i selfie di rito.